Bella a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati signori con un nuovo video in cucina. Scorsa domenica è uscito il video, quello dei ravioli, quindi mi raccomando, se tante volte non l'avete visto ragazzi, vi lascio il video consigliato qua sopra che apparirà adesso in questo preciso momento fantastico. Raga, oggi cosa andiamo a fare? Proverò a fare un dolce per Natale. La prima volta che io faccio un video a me, quindi non vi aspettate che potrebbe uscire qualcosa di incredibile, come potrebbe uscire una cagata incredibile. Andrò a fare un torrone, ma un torrone un po' più goloso. Cioè io mentre stavo a fare spesa, mi è venuto in mente come potevo fare quel torrone, quindi cosa metterci dentro per non farlo classico. Ho detto, ok, prendo la cioccolata fondente e vabbè, prendiamo un pochettino di pistacchio, che mi andava di metterci il pistacchio, e ho detto, perché non metterci il burro d'arachidi? E perché non metterci il sale? E perché non metterci la Nutella? Cioè, ci ho messo pure mia madre dentro al torrone, però potrebbe uscire fuori qualcosa di incredibile. Quindi ragazzi, adesso vi andrò a far vedere tutti quanti gli ingredienti, quello che ho preso e quello che non ho preso. Proveremo a fare due tipi di torrone, uno nella teglietta del pancake ragazzi, perché non avevo altre teglie, e un altro è stampo in silicone a forma di conchiglia. C'è tracasso, però va bene lo stesso ragazzi, comunque sempre famo i mini torroncini, ok? Quindi ragazzi, se dovesse mai venire fuori qualcosa di bello, mi raccomando, riprovate a farla a casa e fatemi sapere voi che cacchio combinate. Venite qua ragazzi che vi faccio vedere tutti quanti gli ingredienti. Ok ragazzi, allora vi faccio vedere subito gli ingredienti. Partiamo subito dal cioccolato extra fondente. A seguire andiamo con la golosissima Nutella che non può mai mancare. Andiamo col burro d'arachidi salato, col burro salato va bene lo stesso. E abbiamo qua un'aggiunta di pistacchio di Bronte interi e una granella di pistacchio sempre di Bronte. E poi ci serve un po' di sale grosso. Per andare oltre, per non essere troppo semplice, che questo torrone non so manco come può venire, ho preso questo qua ragazzi, che è un cioccolato al latte rosso, quindi è per decorare il nostro torrone. E qui abbiamo una spray, una colla spray staccante bellissimo, che appunto serve a posto della carta da forno o del burro. Quindi ragazzi, cosa facciamo subitissimo? Portiamo il cioccolato sulla pentola che sta a bagnomaria e lo facciamo sciogliere tutto quanto per bene. E poi iniziamo con l'assemblaggio di questo torrone. Allora ragazzi, la prima cosa che andremo a fare è tagliare ovviamente tantissimo il nostro cioccolato, che dobbiamo creare proprio dei pezzettini in tal modo che si possa sciogliere per bene. Quindi non fate caso che lo sto buttando un po' sul tavolino, ma va bene lo stesso, fa parte di tutto. Quindi andiamo a spezzettare per bene il cioccolato. Poi lo prendete e lo mettete dentro una ciotolina. Non lasciamo niente ragazzi, mi raccomando. Ok ragazzi, una volta che è stato spezzettato tutto quanto il cioccolato, passiamo sul fornello e lo facciamo sciogliere a bagnomaria. Quindi venite con me. Allora ragazzi, una volta che il cioccolato si è sciolto per bene, che facciamo? Andiamo a prendere i nostri stampi e andiamo a mettere, io in questo caso metto uno spray staccante, che andiamo a mettere qui intorno alla nostra teglia, ok, sia qua, e lo mettiamo anche sui stampi. E che facciamo? Prendiamo con il nostro pennello il nostro cioccolato e lo andiamo a mettere sui stampi. Una volta messo ragazzi il cioccolato su tutto quanto gli stampini, che facciamo? Andiamo a metterlo in frigorifero e lo facciamo riposare finché non si solidifica bene, per poi fare un altro strato. Quindi ragazzi, lo mettiamo in frigo il tempo che ci vuole, mo non so di preciso, ma quindi aspettiamo e attendiamo. Allora ragazzi, abbiamo fatto anche già il secondo strato del cioccolato che abbiamo messo in frigorifero. E adesso che facciamo? Andiamo a mettere nel restante del cioccolato che è rimasto, ci andiamo a mettere la Nutella. Ovviamente qua ragazzi è in dose generosa, quindi giusto per renderlo leggermente più grasso questo torrone, perché secondo me sembrava troppo delicato. Adesso mettiamo due bei cucchiai pieni di Nutellozza. Questo lo posiamo ragazzi, vediamo di fare la classica, fammi gli ingordi. Andiamo a girare, quindi andiamo a mescolare questi due cioccolati. Mamma mia, comunque c'è niente da fare ragazzi, la Nutella è la Nutella. Ha reso più bello questo cioccolato, solo la Nutella ha già reso più bello il cioccolato. Che facciamo? Andiamo a prendere anche i pistacchi di Bronte, li andiamo a mettere dentro. Quindi ragazzi, una bella pioggia di pistacchi, dobbiamo fare i generosi, fare i tirchi. E andiamo a girare. Adesso ragazzi che abbiamo fatto questo impasto di Nutella, cioccolato fondente e pistacchio, aspettiamo che si solidifica anche il secondo strato di cioccolato che abbiamo fatto sui stampini. Poi andremo a mettere questo dentro ai stampini con l'aggiunta del burro d'arachidi salato e il sale grosso. Comunque ci vediamo tra pochissimo appena i stampini sono pronti. Allora, una volta che si sono solidificati i stampini, cosa facciamo ragazzi? In questo momento andremo a mettere un po' di burro d'arachidi. Quindi andiamo a metterlo proprio così, generoso sempre raga, facciamo le cose generose che si deve sentire. Questo è totalmente salato, quindi raga avrà una nota
bella, un bel contrasto dolce salato, e lo facciamo per tutti quanti i stampini. Ok, allora, una volta messo il burro d'arachidi su tutti quanti i stampini, andremo a mettere un po' di sale grosso, quindi proprio ne prendiamo un pochettino, ragazzi, e lo andiamo a mettere dentro così, non troppo ovviamente. Ok, cosa andiamo a fare adesso? Andremo a mettere il cioccolato che abbiamo precedentemente aggiunto con la Nutella e gli altri pistacchi di Bronte, e andiamo a concludere. Ma non mi raga, qua proprio, ragazzi, io dico, per me, secondo me si sentiamo male, cioè qua proprio una botta di calorie a livelli disumani, ma d'altronde è un dolce natalizio e non ci interessa, anche perché dopo che siamo mangiati 35 fette di Pandoro e panettone, ne stiamo a vedere il torrone, no? Che ipoteticamente potrebbe uscire il torrone, ma qua non si sa quello che potrebbe uscire. Ragazzi, una volta che avete fatto codesta, non so manco come chiamarla, ne andiamo a mettere in frigorifero, li fate riposare finché non sono completamente solidificati. E poi, non lo so, raga, vediamo come vengono, quindi ci vediamo tra poco, visto che comunque sono i torroncini natalizi. O chiamiamole bomba a mano, fammi pare. Quindi ci vediamo tra poco, ragazzi. Allora, ragazzi, sono pronti, si sono solidificati per bene, andiamo a scoprire se ovviamente sono avvenuti, perché qua io, ragazzi, non lo so. Che facciamo? Allora, visto che con lo stampo di silicone dovrebbe essere più semplice nel tirarlo fuori il dolcetto, tu mi guarda subito male, già mi guardi male da dietro. Andiamo a vedere un pochettino, che è, raga, perché io sinceramente non ne ho la più pallida idea. Mi metto un attimo, c'ho paura di romperlo. Ok, è uscito fuori. Allora, vabbè, aspetta, vabbè, diciamo che non possono venire perfetti, raga, cioè, perfetti non possono venire, ma mi accontento. Non saranno perfetti, ma a noi non ci interessa, cioè, quello che conta è la qualità. Poi, ovviamente, raga, mi raccomando, c'è anche da dire in base al cioccolato che utilizzate, ai prodotti primari che andate ad utilizzare, quindi il cioccolato o il burro d'arachidi o quello che sia, dà sapore, quindi cambia questa cosa. Allora, vabbè, già che sono venuti in senso rotti, già per me è una grande vittoria. È come rompo l'ultimo sicuro qua. Ok, no, a posto. Sono venuti, sono usciti fuori i nostri torroncini alla conchiglia, perché sono conchiglie, perché i conchioncini, così, non lo so. Allora, io voglio fare una cosa, vorrei farli grossi. Ci proviamo? Sì, ci proviamo, dice che sì, era meglio dire no, così evitavamo di far danni. Proviamo a farne qualcuno rosso, vediamo un po'. Ne prendiamo tre e adesso ci divertiamo. Adesso facciamo un casino di quelli colossali. 3, 2, 1. Ma è una spuma, che cos'è? Ma è una spuma? Non lo so, raga, non lo so manco io che roba ho preso. Ma che cazzo ho comprato? Non lo so manco io. Non lo so, è strano. Sembra che ci ho messo tipo la polvere di cacao. Non è rosso, è marroncino. Cioè, sti colori sono fallati, raga. Vabbè, ma non ce frega un cazzo. Siamo qua perché dobbiamo sentire la sostanza. Quindi che famo? Ne andiamo a tagliare uno. Allora, andiamo ad aprirne uno e vediamo un po' l'interno. Ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Guardate. Potrebbe essere interessante. Io ad assaggiare, raga. Assaggiamo. Ti dirò. C'è quel sale in mezzo. Ammazza quanto è buono. A me piace. Ah, si sente buono l'arachidi. Ci ho messo un botto, vedi. Si sente il sale. Ci ho messo un grosso, vedi. Si sente il cioccolato. Grazie a cazzo. Si sente il pistacchio. Grazie a cazzo. Buono. Ti dirò. Mi sento ingrassato. Una cifra. No, raga, a parte scherzi, allora. Ecco, ho lasciato, me lo sono bagnato. Allora, provate a farli a casa. Secondo me potrebbe essere un'idea sfiziosa. Però se vi piace il contrasto dolce-salato, raga, devastante. Per colorante rosso, lasciatelo verde. Fidatevi, mi sembra cacao in polvere. Non so, non c'ha senso qualcosa rosso. Ragazzi, mi raccomando, le dosi del cioccolato in generale è a quanto vi pare a voi, cioè, quindi a cuore. Più ce ne mettete, più ne fate. La sostanza è quella. Oltre al pistacchio potrei mettere anche proprio le nocciole. Io non l'ho trovata, ragazzi, le nocciole, perché erano completamente terminate. Visto che siamo sotto prima natalizio, non si trovano le nocciole. E sinceramente andare a comprare quelle da schiacciare non mannava. Quindi potreste fare a posto del pistacchio o insieme al pistacchio le nocciole, le mandorle, quello che vi piace, ragazzi. Rifateli a casa, taggatemi su Instagram e fatemi sapere cosa ne pensate se tante volte poi li assaggiate. Potete farlo anche con cioccolato bianco, a posto quello là fondente, o a posto quello fondente al latte. Quindi fate quello che vi pare. Ci vediamo al prossimo video, che sarà domenica prossima, sempre alle 14. Vi mando un abbraccio e un bacione. Al prossimo appuntamento. Ciao, ragazzi.